lei da Diego Fusaro. Professor Fusaro, i tempi sono un pochino stretti, come potrai immaginare oggi, perché dobbiamo far sentire giustamente tante cose e stare anche sulla cronaca stretta. Però ovviamente a lei chiedo, rispetto a ciò che è accaduto nel pomeriggio, se anche le sue convinzioni sono cambiate, perché comunque i suoi editoriali li leggiamo, ma li ascoltiamo e li vediamo anche, no? Su Radio Radio. Rispetto a come sarebbe caduto il governo Salvini e perché? Dunque, intanto nell'essenziale direi che all'orizzonte si profila lo spettro di un governo giallo-fucsia. Io non dico giallo-rosso come taluni sostengono, giallo-fucsia, perché queste sinistre non hanno più nulla di rosso, se non forse il sangue dei lavoratori che tornerà a scorrere copioso grazie al ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il mercato. Sono le sinistre fucsia che nascondono dietro il vorticare di diritti civili la repressione continua dei lavoratori e l'arretramento dei diritti sociali. E se il 5 Stelle formerà un governo, come io credo, con le sinistre fucsia, avremo il governo giallo fucsia, che sarà un governo totalmente organico al blocco dominante, sarà un governo di pura amministrazione dell'esistente per conto dell'Unione Europea, per conto di Washington, per conto dei potentati finanziari. Come sempre prevale la linea dominante. Sulla linea interpretativa del perché è caduto il governo giallo-verde resto legato alla mia prospettiva, cioè vi sono stati precisi ordini dall'alto, da Washington, che non gradiva l'apertura giallo-verde alla Cina, al Venezuela e alla Russia, dall'Unione Europea, che non gradiva un governo con tendenze anche socialisteggianti presenti in vero nei 5 Stelle e che soprattutto guardava alla Russia e al di là dell'ordine dell'europeisticamente corretto. Quindi vi erano tali e tanti motivi per staccare la spina che alla fine l'hanno fatto. E la cosa divertente, o meglio che sarebbe divertente se non fosse tragica, è che sia la Lega sia il 5 Stelle hanno fatto a gara per staccare la spina nell'ultima fase. Ciascuno dei due componenti ha in qualche misura accelerato i tempi e si è adoperato oltre ogni limite per staccare la spina e rendere definitivo. Chi è il più responsabile però, professore? Chi è stato più bravo? Perché qui adesso, devo dire, in questi giorni la crisi è iniziata l'8 di agosto ufficialmente, oggi 22 di agosto, 15 giorni secchi secchi, dove abbiamo assistito ad una serie di tatticismi, poi non so neanche se di alto rango, per carità di Dio, ma il mio giudizio conta veramente poco. Ma ancora oggi rintracciamo dietro le dichiarazioni ufficiali tutta una serie di cose che effettivamente hanno a che vedere con giochi di palazzo, e tutti sono sullo stesso piano, professor Fusaro. Sì, certo, io direi che la scaturigine di questa tragedia deve essere imputata, almeno per quello che percepiamo noi a livello fenomenico, al gesto sciagurato di Salvini, che ha detto di voler staccare la spina, accampando peraltro pretesti insostenibili come il fatto che era il governo del no. In realtà è un governo che ha fatto molte cose, era un governo che soprattutto nell'ultima fase aveva quasi di fatto chinato il capo di fronte a Salvini, e quindi è falso che non si facessero le cose. Resta da capire perché Salvini abbia compiuto quel gesto che va contro la Lega oltre che contro il giallo-verde, perché Salvini poteva fare poco o tanto con il 5 Stelle, ora che passerà all'opposizione farà poco o niente di sicuro, perché sarà all'opposizione. Quindi è stato un gesto suicidario da parte della Lega e non c'è altra spiegazione se non che l'ordine sia arrivato dall'alto, a mio giudizio. Allo stesso modo il 5 Stelle, posso concludere su questo tema, sì, quando professore. Salvini è tornato indietro sui suoi passi chiedendo di poter riattaccare la spina, il 5 Stelle avrebbe dovuto, a mio giudizio, dire di sì, guadagnando in tal guisa una posizione di favore rispetto alla Lega e di primato, e invece ha detto di no, e quindi in qualche modo si è spaccato il blocco giallo-verde populista e sovranista, e il 5 Stelle rifluirà verso le sinistre fucsia cosmopolite e la Lega rifluirà verso la destra liberista. Quale che sarà la parte a vincere, vincerà il sistema liberista, il partito unico dell'euro e della globalizzazione. Questa è la sciagura in cui siamo precipitati. Allora, ovviamente questo è il pensiero che avete imparato a conoscere del professor Diego Fusaro, al quale chiedo in 10 secondi, quando sono le 18:46 e tra un'ora circa parla il Presidente della Repubblica. Allora, lei è convinto che alla fine il Presidente della Repubblica arrivi, non sciolga le camere
telecamere e dia una possibilità a Partito Democratico e a Movimento 5 Stelle sulla base di quello che abbiamo sentito fino adesso davanti ai microfoni, a queste due forze di, diciamo, di partito, di creare eventualmente un governo. Ovviamente devono sedersi per poterlo fare, perché non è detto che poi trovino una sintesi politica. Professor certo Cusaro. Che sì, lo scopriremo solo vivendo, avrebbe detto in questo caso non Hegel ma Battisti. Ma ad ogni modo mi darete ragione se avrò ragione. A mio giudizio sì, avverrà questa opportunità, e vi è una spia infallibile che ce lo segnala, ovvero il fatto che i mercati già ieri giubilavano di fronte all'idea di un nuovo governo. Lo spread si abbassava, i mercati erano euforici e scalpitanti di gioia, e quindi i mercati hanno già scelto per un governo giallo fucsia che rassicuri, come Zingaretti si è già premurato di dire, perché la linea la detterà il PD, non dimentichiamolo, quindi più Europa, più globalizzazione. È da capire quale Partito Democratico, perché su questo ha ragione però Matteo Salvini, che tra poco riascolteremo. Almeno davanti la Lega si mostra ancora una volta compatta, anche se sappiamo che anche dentro la Lega, insomma, non mancano scricchioli. Il Partito Democratico ha approfittato di un'ora della direzione ieri per mostrarsi unito, poi alla fine invece le correnti continuano ad essere tante. Professor Cusaro, grazie, ci risentiamo magari domani, perché sicuramente qualcosa accadrà alle 20, no? Quindi se con lei è d'accordo, piacere. Vediamo se riusciamo a commentare altro anche nella giornata di domani. Grazie al professor Cusaro, lasciamo al suo lavoro e allora.